hanno appena presentato le nuove Cupra Formentor, ma soprattutto le nuove Cupra Leon. E visto che la Formentor è recintata come un animale in gabbia, alla fine quelli bravi vi fanno vedere le cose live, vi faccio scoprire la nuova Cupra Leon, una vettura che arriva sul mercato con tantissime novità dal punto di vista estetico esterno, ma anche dal punto di vista estetico interno, perché infatti questa nuova versione utilizza una nuova tecnologia di illuminazione, utilizza un nuovo linguaggio stilistico che adesso, sempre basandosi sul pattern triangolare, rivede tutta la parte anteriore, la firma ottica diurna, senza andare a stravolgere la fiancata, ma con tanti nuovi contenuti tecnologici interni che sono tutti da scoprire. Però anche le motorizzazioni sono completamente nuove, motorizzazioni che hanno come base un motore 1500 TSI benzina, che può essere declinato in versione mild 48 volte, che sarà anche la base delle versioni plug-in hybrid con potenza fino a 272 cavalli e 100 km percorribili in modalità completamente elettriche grazie a una batteria da 19,7 kWh. Arriveranno anche delle versioni sportive, sia nella variante normale 5 porte e anche nella variante Sports Tourer. Pensate che la 5 porte che state vedendo in questo momento avrà un propulsore 2000 TSI capace di erogare 300 cavalli sulla sola trazione anteriore che su questo telaio, su questa piattaforma vedono la Leon Hatchback, un vero pillar del segmento, anzi del mercato, perché pensate che il telaio della 5 porte è esclusivo, viene utilizzato anche nelle versioni da corsa e da competizione che vengono brandizzate da altri marchi, anche nei campionati TCR, e poi, come vi dicevo, anche la versione Sports Tourer 27 cm più lunga, che dà la possibilità di avere anche la trazione integrale che sulla variante sempre 2000 TSI da 333 cavalli questa volta vanterà per la prima volta la possibilità di avere qua dietro, oltre a un bellissimo impianto sospensivo multilink, un nuovo torque splitter posteriore che va a accentuare quella che è la possibilità dinamica del veicolo anche grazie alla nuova modalità drift. Tutto questo per dirvi che la nuova Leon è veramente qualcosa di incredibile anche dal punto di vista del telaio, dal punto di vista delle specifiche tecniche. È stato migliorato completamente l'impianto frenante anche sulle versioni plug-in che state vedendo in questo momento, che sono equipaggiate da un impianto Brembo, ma sulla versione da 333 cavalli, la più potente, la VZ, la Sports Tourer, arriverà anche un impianto a carbonio da 375 mm. Vi faccio vedere gli interni, che hanno subito un pesante restyling capace adesso di vantare un nuovo sistema infotelematico da 12,9 pollici, sempre un schermo digitale come quadro strumenti da 10,9, dei nuovi sedili che in questo caso sono quelli sportivi della variante VZ in fibra di carbonio a guscio molto molto belli, un nuovo pattern di tutte le sellerie che adesso vanta anche delle incisioni al laser sicuramente interessanti. Vi faccio vedere com'è l'abitacolo che è nella parte interna, è decisamente molto interessante, il volante è rimasto assolutamente identico, e qua ci sono professionisti che lavorano, non c'è niente da fare. È stata cambiata la parte centrale, adesso vedete che la dashboard per la selezione della direzione di marcia è diversa, e per il resto è rimasta abbastanza simile. Un dettaglio del sistema infotelematico, che è il nuovo sistema MB di ultima generazione, è il fatto che anche i tasti soft touch della retroilluminazione del clima sono appunto retroilluminati. C'è una nuova firma ottica posteriore che nella parte laterale vanta anche questa forma tridimensionale del gruppo ottico, sempre con la scritta Leon, non è in tecnica OLED, però ci sono questi layer di plexiglass che danno l'effetto appunto tridimensionale alla vettura. È stato rivisto un attimino nella parte posteriore il diffusore, l'estrattore, qua nella VZ plug-in hybrid gli scarichi sono finti, ma vabbè, tant'è. Il bagagliaio invece rimane identico di capacità al passato, però diciamo che sulla variante Sports Tourer ci sarà molto più da divertirsi, perché la capacità aumenta decisamente tanto. Ci sono tante cose nella realtà dei fatti da dire su questa vettura, tante cose come ad esempio anche nella parte interna l'adozione di un nuovo impianto audio griffato Sennheiser, impianto audio a 12 altoparlanti 390 watt di potenza, che vanta e garantisce una prestazione anche in termini di riproduzione dei contenuti multimediali molto più alta. Vi faccio vedere più nel dettaglio la parte anteriore di questa
Cupra Leon con i gruppi ottici, vi ho fatto vedere con questo pattern triangolare che viene ripreso, e questo cofano lo vedete con questa forma shark nose che va ad alzare la linea superiore del cofano, a dare una bella presenza su strada, anche perché le parti laterali si vanno ad allargare verso la strada per dare un senso di vettura ben piazzata sull'asfalto. Bello anche il griglione qua sotto con questi quadrottoni che vanno a creare questa griglia tridimensionale nella parte anteriore, che è decisamente molto molto interessante. La disponibilità, la configurazione sul listino arriverà a breve, arriverà a giorni, e poi ci sarà la possibilità di piazzare degli ordini per una vettura che arriverà sul mercato questa estate. Insomma, questa era la nuova Cupra Leon, una macchina che avrei preferito farvi vedere con più calma, però lo faremo forse in un prossimo appuntamento. Adesso sono curioso di sapere da voi che cosa ne pensate, fatemelo sapere qua sotto nei commenti.